Ciao a tutte ragazze e ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo finalmente il What's in my bag. È veramente una vita che non faccio un What's in my bag e oggi vi farò il video di cosa c'è nella mia borsa. Questo è il mio nuovo regalo di compleanno, anzi autoregalo di compleanno che mi sono fatta. Il mio compleanno è stato la scorsa settimana, vi devo ancora registrare il video dei regali di compleanno che arriverà subito dopo di questo, ve lo prometto. E oggi finalmente vi farò il video di cosa c'è nella mia borsa, che è uno dei video che penso preferiscono tutte le ragazze del web, me compresa, perché, non lo so, c'è una scienza secondo cui tutte noi ragazze amiamo i What's in my bag, ma non si sa il motivo, forse perché ci piace un po' curiosare nelle borse delle altre ragazze, semplicemente. Stavo pensando anche di farvi un video sulla mia collezione di borse, anche se io non ho una vera e propria collezione, anche perché suonerà strano, ma non sono mai stata una grandissima fan delle borse, anzi spesso quando non devo portare granché dietro neanche la porto dietro la borsa, figuratevi. Però ho pensato di fare questo video un po' perché è tanto che non ne facevo uno, un po' perché dovevo assolutamente farvi vedere la mia nuova borsa, perché è stato un acquisto che ho fatto molto fieramente, la desideravo tantissimo e quindi chiaramente, oltre ad essere un video in cui vi faccio vedere cosa c'è nella mia borsa, sarà anche un video recensione dove vi faccio vedere un po' com'è la borsa. Allora, questa è la borsa Satchel o Satchel, dipende da come lo volete pronunciare, se in inglese o in italiano, di Michael Kors, che è molto nel mio stile, classico oro e argento, che è proprio il mio go-to. È una borsa molto strutturata, vedete che è molto rigida, però allo stesso tempo è bella compatta, è piccola, non so se si potrà vedere dal video, ma io la classifico come borsa da giorno, però allo stesso tempo è una borsa piccola. Non mi piacciono le borse troppo grandi, un po' perché io sono minuta, quindi su di me si vedrebbe solo la borsa, un po' perché non mi piace avere la borsa troppo pesante, a meno che non sia una borsa specifica da utilizzare per qualcosa in particolare, allora la porto dietro solo poche volte, o chiaramente una borsa per un viaggio, allora è un altro discorso. Però la borsa da tutti i giorni per me deve avere comunque una praticità, e portarmi dietro una borsa che mi fa distruggere la spalla per me non è praticità. Per cui ho deciso di acquistare questa borsa che, come vedete, è compatta, bella rigida, però adesso vi farò vedere che contiene veramente tutto il necessario e anche di più per quanto mi riguarda. Non so quanto si riuscirà a vedere, comunque sì, c'è un bel po' di roba. La chiusura qui davanti è semplicissima, così a scatto. Davanti c'è ovviamente il logo di Michael Kors, bello rifinito. Non ci sono portachiavi, anche perché insomma c'è già questa catena che secondo me fa molto bene la sua parte. E niente, questa è la borsa. Non ha grandi cerniere, cernierine o scompartimenti, è una borsa molto semplice. Non ha all'interno neanche il classico gancetto per agganciarci eventuali chiavi di casa o portafoglio, anche perché giustamente essendo una borsa piccola non è che ce ne sia tanto bisogno di tenere sott'occhio con un portachiavi qualcosa per non perderlo, perché è difficile perdere qualcosa in una borsa così piccola. Questo gancio si può togliere ovviamente se non vi piace, anche perché comunque è una borsa che di per sé è bella pesante anche da vuota, perché essendo una borsa bella strutturata è pesantuccia. Però se non la riempite più di tanto riuscite tranquillamente a portarla. Questa catena per l'appunto ovviamente aggiunge un bel po' di peso, però la potete anche eliminare. La potete sia utilizzare come tracolla in questo modo, oppure semplicemente così per bellezza tenerla giù davanti. Se la volete semplicemente spostare dietro potete fare così, la potete eliminare proprio definitivamente, la togliete e non ce l'avete più e vi rimane la borsa così nera. A me piace molto, ce l'ho anche in altre borse, infatti si assomigliano un po' tutte le borse che ho. Ovviamente io l'ho scelta nel classico nero perché il nero è proprio il mio colore. Si può anche ingrandire un pochino, ha davanti questi bottoncini sempre con il logo sopra. Se lo spostate alla cinghia dopo la potete allargare, oppure al contrario la potete stringere per farla ancora più stretta. La cosa che all'inizio mi sdubbiava un pochino è il fatto che, non avendo delle cerniere, qui ai lati vedete che è un po' aperta, però in realtà non è una cosa che vi deve preoccupare, perché
Nonostante questo, la chiusura è veramente stretta. Io ho la mano molto piccola e non riesco ad entrarci. Non bisogna preoccuparsi di ladri o di eventuali furti perché non c'entra neanche la mia mano, che è la mano di una bambina di 10 anni, figuriamoci di una mano normale. E anche per aprirla la borsa non è semplicissima, nonostante abbia solo questo gancio, anche quando la borsa si apre rimane comunque bella chiusa. Quindi anche volendo, se qualcuno ve la vuole aprire, ci mette un po' di tempo perché rimane comunque bella chiusa come borsa. Quindi diciamo che nonostante non abbia grandi tasche, grandi cerniere, o nulla di che. Comunque non è una borsa dove si riesce a rubare facilmente, se magari questo vi può preoccupare. Vi faccio vedere anche con la tracolla, che anche questa ovviamente potete rimuovere se non vi piace, la volete portare semplicemente a mano. A me piace tantissimo anche con la tracolla. Allora, questo è il massimo dove riesce ad arrivare la tracolla, come vedete. Mi arriva praticamente sotto il fianco. Quindi se la volete un pochino più alta, riuscite a portarla anche più alta, però insomma, se non siete altissime come me, comunque riuscite a portarla anche ad un'altezza massima, insomma, quindi la potete veramente regolare come volete. Vi lascerò ovviamente anche il link sotto nell'info box se volete andarla a spulciare. Io l'ho acquistata in store, ma non è stata neanche facilissima da reperire perché nonostante sia un modello che si trova in tutti gli store di Michael Kors, o almeno tutti quelli che ho visto io ce l'avevano, in questo colore non è facile da reperire perché l'ho trovata piuttosto nera e argento, oppure di tutti i colori possibili e immaginabili, anche con tutti i loghi, veramente rosa, blu, verde, tutti i colori che vi possono venire in mente, però trovarla nera e oro per me non è stato semplice, mentre invece online ho visto che si trova semplicemente, mi pare ce l'abbiano anche su Zalando. Comunque appunto io vi lascio sotto il link se volete darci un'occhiata. Sotto vi faccio vedere, c'ha anche i suoi piedini, quindi comodissima se la dovete appoggiare per non distruggerla e non sporcarla. E niente, basta, adesso possiamo partire e vi faccio vedere cosa c'è all'interno della mia nuova borsa. La devo praticamente ancora utilizzare, è proprio nuova nuova nuova, e vi faccio vedere quello che è il setting. Allora, vi faccio vedere la prima cosa che in questo momento non ho messo all'interno della borsa, ma che ovviamente porto sempre con me, anche se la mia borsa è di 1 mm di grandezza, e ovviamente il mio cellulare con la classica cover. Sono anni che io utilizzo queste cover e non ho intenzione di cambiarle perché, nonostante siano esteticamente brutte e anche un po' pesantucce, io riesco ad avere tutto quanto con me, un minimo di soldi, carte, documenti, in modo che se comunque ho il cellulare con me, anche semplicemente in tasca, so che l'essenziale non possono rubarmelo. Più che altro quello che mi preme sempre sono i documenti, perché non sono facili poi da rifare, quindi cellulare con tutto l'essenziale. Poi vi faccio vedere quello che è il contenuto della mia borsa, che non è comunque composto da cose che io porto sempre. Io vi faccio vedere quello che per me è il contenuto della borsa da giorno che porterei dietro. In realtà io con le borse sono una persona molto minimalista, quindi io riesco a portare dietro anche delle borse piccoline così, metterci tre cose e sono felice lo stesso. Però insomma, come borsa da giorno vi faccio vedere quello che di base ho pensato di portare dietro, che comunque non è tantissima tantissima roba, quindi non vi aspettate la borsa di Mary Poppins perché, come vi ho anticipato, la borsa non è enorme e rispecchia parecchio il mio stile di vita e il mio modo di essere. Allora, vi faccio intanto vedere gli occhiali, così vi libero un po' la borsa e vi faccio vedere anche com'è fatta all'interno. I miei occhiali da sole, questi li avete visti nell'ultimo video, che sono nella custodia di Dolce & Gabbana, perché i miei occhiali precedenti erano di Dolce & Gabbana, che poi hanno fatto una brutta fine sulla neve, come vi raccontavo, e quindi niente, adesso ho gli occhiali di ASOS in sostituzione prima di trovarne un nuovo paio, e li tengo ancora nella custodia vecchia perché comunque è fatta benissimo e mi ricorda quanto sono stata fortunata a perdere gli occhiali. Che bello! Poi vi faccio vedere che questa borsa contiene soltanto una cerniera qui dietro, che in realtà in questo momento tengo vuota, ma penso che terrò vuota in generale. È una tasca che comunque è molto piccola, non è che è una tasca che contenga molto. Poi dietro vedete è molto rigida, quindi non è che ci potete infilare il mondo. Davanti, come vedete, c'è proprio una tasca che non ha la cerniera, quindi proprio così aperta e basta. Questo è tutto il contenuto, il resto è
borsa senza tasche e senza niente, senza scomparti. Vi faccio vedere nella tasca davanti che invece per il momento ho messo le mie chiavi di casa, quindi niente di che, sono delle chiavi semplicissime, non mi piace avere troppi portachiavi attaccati alle chiavi perché fanno un sacco di spessore, di peso e le trovo scomode. Ho semplicemente un portachiavi che questo in realtà era di mio padre, della moto. Ho una mini versione di Barbie che sarei io, che in realtà questo lo comprai, non ricordo se a Napoli o a Londra, addirittura, dove sono io al negozio della Lego, in versione ovviamente riccia, con la maglietta rosa, la minigonna e le scarpine lilla. Spero che non mi si sciupi mai perché questo è uno dei miei portachiavi in assoluto preferiti perché è identico a me. È veramente me in versione Barbie portachiavi, è bellissimo, mi piace da morire. E poi un portachiavi divertente e un po' stupido, con scritto sono la più bella, tutto rosa. E di questo ne ho tipo 3 o 4 sparsi in giro per casa che ho utilizzato come portachiavi perché mi fa molto sorridere. Poi tra l'altro non so quanto si riuscirà a vedere, ma c'è anche la faccia di una tipo di una bambina tutta rosa. Allora, vi faccio vedere il portafoglio che è totalmente abbinato, questo è sempre di Michael Kors. In realtà questo ce l'ho messo soltanto in un primo momento, è soltanto momentaneo, perché è un portafoglio numero uno che di per sé pesa anche lui, bello strutturato, e due perché come vedete in rapporto alla mia mano è bello grossino. Infatti io quando lo acquistai per essere utilizzato come pochette piuttosto che portafoglio, è proprio la sua funzione per cui è nato in realtà. Come vedete c'ha proprio questo gancio dove voi potete utilizzarlo come pochette, molto comodo anche se volete andare a ballare e vi volete portare dietro l'essenziale, c'è proprio il suo gancetto. All'interno, se lo aprite, ha tutto lo spazio per le carte, ma come vi dicevo io le carte le tengo direttamente nel cellulare, e qui uguale c'è lo spazietto per portarvi dietro il cellulare, metterlo direttamente qua dentro. E non lo trovo comodissimo perché appunto io ho la cover che occupa un sacco di spessore, quindi non ce lo posso mettere dentro, però se ci tolgo la cover il mio telefono ci entra, quindi è perfetto. Ha tantissimi scompartimenti qua dietro, di lato altre due tasche, vedete? Una, due. E poi niente, le cerniere per i contanti, una davanti e una dietro, e il tutto si chiude in questo modo. E quindi niente, questo portafoglio abbastanza gigante, che non è proprio il top per la borsa che ho acquistato, però per il momento questo è il portafoglio che utilizzavo anche prima, quindi devo trovare una soluzione decisamente meno della metà, praticamente un extra small, e infilarlo nella mia borsa per renderlo ovviamente un po' più pratica e soprattutto meno pesante, perché questo di per sé pesa. E vi faccio vedere un altro mazzo di chiavi, questo semplicissimo, con un solo portachiavi, con scritto Kiss Me Before Flight, totalmente consumato, e le chiavi della macchina. Easy easy. Poi vi faccio vedere il detergente per le mani, questo è piccolissimo e leggerissimo, quindi lo trovo super comodo. Non so dove si possa acquistare, la marca è Mercy Handy. L'ho acquistato mia sorella e non so dove l'abbia comprato, se da Tiger o forse penso VS nel reparto beauty. Però è buonissimo perché ha tipo l'odore di fragola barra lampone e niente, ovviamente in questo periodo sicuramente non può mancare. Gel sanificante per le mani, molto piccolo e pratico. Nella mia borsa non troverete la mascherina perché io non sopporto mettere la mascherina nella borsa, non lo trovo igienico. Vi faccio vedere la mia agendina, questa l'avete vista nell'ultimo video che vi ho messo qui su YouTube. Ci sto tenendo una penna nell'attesa di trovare una penna piccolina alla portata dell'agendina. E niente, l'agendina l'avete già vista del 2022, super piccola, più piccola della mano, però a me questa basta e avanza, quindi mi trovo bene con questa, utilizzo lei con la penna grande. Poi abbiamo
mi fa un po' sorridere, però ve lo faccio vedere, che è uno spazzolino da denti. Questo in realtà l'ho trovato in uno dei miei soggiorni negli hotel. Sapete che io ho sempre viaggiato tanto e viaggiando tanto negli hotel, soprattutto quelli un po' più di lusso, più ovviamente alto il lusso, più vi rilasciano campioncini e roba varia, in uno dei miei soggiorni mi hanno dato questo spazzolino, ma ne ho diversi, ed è, lo trovo molto pratico perché è un semplicissimo spazzolino di plastica e all'interno c'è anche il mini dentifricio, quindi fantastico. Lo porto in borsa, nella mia borsa da giorno, perché se devo restare fuori tutto il giorno lo trovo molto comodo in sostituzione a caramelle varie o cingomme. Sono abbastanza fissata con la cura dei denti. E dulcis in fundo, come vi avevo detto, non ho proprio il mondo all'interno della mia borsa, vi faccio vedere questa pochettina che adoro tantissimo, me l'ha regalata una mia amica un annetto fa, che è di Victoria's Secret, bellissima. Poi lo sapete che la qualità di Victoria's Secret per me è veramente una cosa assurda, la adoro tantissimo, ho tantissime cose ormai di Victoria's Secret, borse, borsellini, portafogli e quant'altro, perché adoro tantissimo proprio la qualità di Victoria's Secret. E all'interno ho un po' di cose random, non ho trucchi perché quelli in realtà più che altro porto dietro prodotti per le labbra, perché con gli occhi sono, non so se sono io che sono fortunata, ma non ho mai bisogno di fare questi grandi ritocchi, sopracciglia, le ciglia mi durano sempre, quindi non è che sto a portare dietro chissà cosa di trucchi, più che altro magari prodotti per le labbra, se devo star fuori tutto il giorno e devo ritoccare, allora sì, mi porto i prodotti che ho quel giorno sulle labbra, altrimenti no. Quindi vi faccio vedere i miei essentials che tengo in questa pochettina, che sono uno scrunchie, per me fondamentale, perché uno scrunchie ce l'ho almeno in uno zaino, ogni borsa, ovunque, li perdo di continuo, li compro di continuo. Questo è The Lakers, l'avete visto nel mio ultimo video. Fazzoletti rigorosamente di Barbie, e chi se l'aspettava, nessuno l'avrebbe mai detto, mamma mia. Poi abbiamo un deodorante, io sono fissata con profumi, deodoranti e quant'altro. Questo l'ho acquistato perché è particolarmente leggero, quindi ovviamente avendo già una borsa, come vi dicevo all'inizio, che è pesantuccia già di suo, volevo un deodorante che fosse bello leggero, quindi nonostante di per sé è piccolino, ne ho trovati tantissimi in commercio che avevano il loro peso, e questo mi piace tantissimo, è il Go Fresh di Dove, che ha un profumo molto molto buono. I deodoranti di solito hanno un profumo specifico e a me piacciono quelli che assomigliano più ai bagnoschiumi, e questo effettivamente ha un profumo simile, abbastanza simile ai bagnoschiuma, quindi se vi piacciono quei generi di profumi acquistatelo perché è freschissimo. Poi nella taschina davanti ci tengo semplicemente delle cingomme, queste sono della marca Brooklyn, delle cingomme alla menta. Queste sono soltanto due perché sono in attesa di acquistare le caramelle alla menta che ho terminato, che sono delle caramelle molto buone, caramelline da 1 euro, infatti le ricompro, che sono alla stevia. Io se posso cerco sempre di acquistare cingomme con lo zucchero, tipo queste qua, che sono proprio le vecchie Brooklyn classiche, storiche, oppure insomma comunque quelle che contengono la stevia. Evito come la peste le cingomme che hanno assenza di zucchero, perché contengono degli ingredienti cancerogeni che vanno a sostituire lo zucchero, tipo la cesurfame K oppure l'aspartame. Non sono una persona che va a guardare sempre il millimetro nei cibi che va a consumare, però le piccole cose, se posso evitarle, le evito, perché alla fine allo stesso prezzo posso avere comunque delle cose che non sono cancerogene. E sono sempre attenta ad acquistare cingomme con la stevia oppure addirittura con lo zucchero, perché alla fine per sostituire lo zucchero ormai in commercio si trovano soltanto cingomme che hanno all'interno quegli ingredienti. E sono anche difficili da trovare adesso le cingomme con lo zucchero, soprattutto nei piccoli bar, quando sono fuori casa e magari mi sono finite o le dimentico, per me è veramente un dramma perché non si trovano da nessuna parte le cingomme con lo zucchero. Poi per il resto una cosa che porto in borsa e che è sempre tutta attorcigliata e non manca mai in nessuna mia borsa, ma mai, e quando dico mai dico mai, sono le cuffie. Ho sempre paura di perderle o quant'altro, io senza la musica non posso vivere, quindi ho sempre il mio paio di cuffie in giro per le borse. Queste sono
della Sony, le ho comprate, ricomprate, ricomprate, ricomprate anche in diversi colori. Anche lì non sono una fan delle AirPods, sono innamorata e non penso che smetterò mai di utilizzarle, le cuffie buon vecchie con il filo, quelle belle che quando le tirate fuori dalla borsa sono tutte belle attorcigliate. Quindi ragazze, il video direi che è terminato, anche perché la borsa è totalmente vuota, così adesso si vede anche bene, vedete che è proprio piccolina, ecco, non è una borsa gigantesca. Se vi piace, però siete ragazze a cui piace portarvi dietro tutta la casa, in realtà questa borsa la trovate anche nella versione grande, praticamente il doppio rispetto a questa borsa qua. Quindi niente ragazze, il video è terminato, io spero che anche oggi sia riuscita a tenervi compagnia, noi ci vediamo nel prossimo video che arriverà sicuramente a breve e vi mando un bacio grande.